È appena passato un temporalone che adesso si sta dirigendo verso sud-est, ma guardate, adesso vi mostro una cosa. È arrivata a terra questa reticella con delle uova di seppie attaccate. Queste che vedete nere sono delle uova appena deposte, mentre queste un po', diciamo, trasparenti, ma ormai quasi tutte schiuse, o quantomeno, perlomeno sembrerebbero tutte schiuse, sono invece quelle che sono già adulte e si sono via via staccate in mare. Ce n'erano ancora quattro che abbiamo di seppioline all'interno di questa rete, che abbiamo, diciamo, salvato tra virgolette, e adesso ve le mostriamo. Sono, le abbiamo messe per un discorso di sicurezza in questo coperchio di una scatola elettrica. Ecco, quelle sono le uova, e accanto potete vedere delle seppie appena nate, proprio sono di qualche ora fa, nel senso che avranno sì e no un'ora di vita. Guardate, adesso le faccio pian pianino muovere, sono già adulte, diciamo, nel loro modo di comportarsi, perché vedete, addirittura si mimetizzano, già hanno la capacità di mimetizzarsi e soprattutto sono autosufficienti, cioè non hanno bisogno dell'assistenza della mamma o del papà, come accade in molte specie animali, ma sono già in grado di muoversi e cacciare e sopravvivere ai pericoli del mare da sole. Adesso, per cercare di farvi capire la differenza, guardate, questa si arrabbia e diventa nera e si mimetizza completamente, vedete? Fa finta di essere un sasso. L'altra invece è un po' più guardinga e, avendo paura, si sposta. Una meraviglia, considerando che appunto hanno pochi minuti di vita, sono davvero una meraviglia della natura.